Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Non posso urlare perché Giovanni sta ancora dormendo di là. Oggi vi porto insieme a me in questa giornata qui a Milano, giornata in questa nuova vita, diciamo. E partiamo subito da un cosa mangio in un giorno, un cosa faccio in un giorno. Partiamo quindi dalla colazione e vi faccio vedere perché in questa settimana mi avete chiesto in tantissimi che cosa fossero quelle cose che metto nello yogurt. Adesso ve lo faccio vedere. Quindi la mia colazione consiste semplicemente in 200 g di yogurt Faye Total 0%, 40-50 g di questi riccioli di crusca, sono davvero buoni, non hanno un gusto particolare, devo dire la verità, però tutto mischiato fa un buon volume per una poca densità calorica, dei mirtilli che mi rimanevano in frigo e ovviamente ci potete aggiungere anche della frutta secca per la quota di grassi che manca a questo piatto. Io lo lascerò così perché a pranzo avrò la mia dose di grassi, lo vedrete. E ora, colazione. Come morning routine, diciamo, sto utilizzando dei prodotti che mi sono stati mandati dall'azienda I'm Care. Mi sto trovando benissimo, specialmente per la mia rosacea, e sto utilizzando questo siero che aiuta a migliorare, a rinforzare le difese naturali della pelle, eccetera, che appunto applico nelle zone questa. E poi lo vado a massaggiare. Questo aggeggino qui che è in contatto con la pelle vibra e fa penetrare meglio il siero, le creme che si vanno ad utilizzare. Non so se riuscite a sentire, ma vibra, fa un massaggio veramente delicato, rilassante e mi piace un sacco. Una volta assorbito completamente il siero, vado ad applicare semplicemente la mia crema idratante, sempre di I'm Care. Questa è molto idratante ma leggera sul viso, non appiccica, non unge. Mentre sul corpo applico Stria, sempre di I'm Care, una crema molto idratante per le smagliature. Ovviamente lo sappiamo, per le smagliature che ci sono lì da anni si può fare ben poco, però possiamo prevenire eventuali altre smagliature utilizzando delle creme molto idratanti o degli oli di mare, eccetera. Io mi sto trovando bene con questa perché non unge e anche se dopo vado a mettere i leggings non si appiccicano, quindi ottima. I capelli, le chiavi, risulta la macchina, vai, vai. Cosa è successo questa mattina? Ho accompagnato Giovanni in palestra perché doveva fare un personal. Tra un paio d'ore lo vado a prendere, anzi, tra un paio d'ore vado in palestra perché mi devo allenare anch'io. Ora mi metto al lavoro perché ho un paio di programmi da consegnare e noi ci vediamo direttamente per il pranzo. È già ora di pranzo e oggi vi faccio vedere un piatto davvero velocissimo da preparare, gustosissimo, che io ho già mangiato ieri a pranzo ed era troppo buono per non farvelo vedere. Tra l'altro vi ho anche fatto un piccolo spoiler su Instagram. Se non mi seguite ancora, sono Valerie Fitness e ogni giorno su Instagram pubblico, condivido tutto il mio percorso, sia dal punto di vista del fitness che dell'alimentazione, motivazione. Sono molto vicina a voi, rispondo sempre ai messaggi, quindi non esitate a seguirmi anche su Instagram. Ora prepariamo tutto l'occorrente, ve lo faccio vedere. Come fonte di carboidrati avremo couscous integrale, come fonte proteica ma anche di grassi in questo caso, del buon salmone. Questa è una tagliata di salmone senza pelle che ho preso da Esselunga, erano 200 grammi, ho fatto 100 grammi ieri e 100 grammi oggi. La ricetta prevede inoltre una zucchina, qualche pomodoro, la salsa di soia. La prima cosa da fare è il couscous, che si cuocerà mentre finisco di preparare tutto il resto. È davvero molto semplice. Riscaldo un po' di acqua nel microonde, peso la mia porzione di couscous,
qui ci aggiungerò poi l'acqua e copro fino a che il couscous non sia triplicato di volume. Ci impiegherà più o meno un 5-10 minuti, io lo lascio per tutto il tempo finché non finisco di preparare anche tutto il resto. Quindi avete visto in pochissimo tempo, senza usare 10.000 pentole, couscous con le zucchine, ma potete metterci qualsiasi verdura, il salmone che con la salsa di soia è buonissimo. Ora lo andiamo ad assaggiare, ma io so già che è buono, cioè nel senso, cosa stiamo parlando? Magari è caldo, mi ustiono. Così appunto, buono. E ora palestra! Per lo spuntino post workout sono indecisa tra questa o queste che sono le mie preferite. Dai, vada per queste. Carb Crusher al peanut butter, raga, buonissime. Coach, che cosa andiamo a fare oggi? Abbiamo nella tua scheda, questo è il tuo terzo giorno di squat della settimana. Considerate che abbiamo fatto volume sia lunedì che martedì, mercoledì. Lunedì e mercoledì abbiamo fatto volume, quindi questo è il terzo evento di squat e sarà quello pesante. Farai 3 triple all'80%, quindi è molto pesante, e 2 doppie, una all'85% e una al 90%. Ok. Quanto è il tuo 80%? In questo caso, in questo momento è 56. Buona. Gambe, dai. Dura. 2. E 3. Vai, 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 su, 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 bravo, è sceso. Quindi ora, okay, cosa ti ho detto di fare? Finito l'allenamento di forza, quindi ho fatto 3x3, 2x2, abbassiamo il carico, mettiamo un po' il volume di lavoro. Quindi? Quindi faccio con 50 kg, quanto ne devo fare? Dovresti fare un per 8. Per 8? Vai, 2 3 4 5 6, continua, vai. Sola, 8 e le abbiamo fatte. Altre 4 serie così. Che starà facendo Valerie? Il tuo secondo complementare cos'è? Squat sumo con peso. Squat sumo con peso, con manubrio. Ok. Ti rendi conto che non mi ricordavo neanche più come si facesse questo? Ho fatto una serie, voglio piangere. Faccio 3/4 serie, poche ripetizioni, non tanto, 10-12. Ora alzo il peso ovviamente e le faccio lente e super contratte. Quindi esecuzione lenta, non sto lì al cellulare a fare apri e chiudi, niente. Con coscienza e con criterio fate le cose, ok? Non tanto per occupare macchinari.
meritato post workout e anche spuntino. Nel frattempo aspetto una ragazza che sta venendo qui per allenarsi insieme a me, stiamo facendo la live. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che se anche voi come Alice volete allenarvi insieme a me, se siete di Milano o dei dintorni, ci possiamo incontrare per fare degli allenamenti insieme, per rivedere quelli che sono i fondamentali delle tecniche, dei metodi di allenamento, se avete bisogno di consigli per il vostro allenamento, per la vostra programmazione, o se volete incontrarmi prima magari di iniziare un percorso di coaching online. Questo perché? Perché voglio crescere come coach, non solo limitandomi al coaching online, che mi piace tantissimo conoscere molti di voi che abitano in tutte parti d'Italia e non, ma ora che sono a Milano mi sento molto più vicina a voi, a tante di voi. Milano è raggiungibile da ogni parte d'Italia in modo molto più semplice rispetto a Lecce, rispetto ad altri punti, e quindi se avete voglia e avete necessità di qualche consiglio sull'allenamento vi lascio ovviamente la mia mail giù nel box informazione, scrivetemi, io non vedo l'ora di conoscervi, ho già tante ragazze che mi stanno scrivendo, quindi non vedo l'ora. Lavorare in palestra mi piace, ho iniziato così un po' di anni fa e mi mancava potervi incontrare, poter lavorare insieme a voi, quindi sono a Milano anche per questo, mi raccomando. Ora siamo tornate a casa dopo tantissime ore fuori, lui di più, io come 10 avete... ore che non entravo dentro questa casa. Hai visto? Ora dormirò. No. Ah no, dobbiamo no. Fare i video. Dobbiamo lavorare, dobbiamo cenare, tra l'altro noi adesso lavoriamo un po', doccia e poi ci vediamo direttamente per la cena. E la cenetta è servita. Allora, qui abbiamo una zuppa a testa. Ah sì, l'altra sta di là nel forno a microonde. Questa è la zuppa di verdure, di zucchine e patate, presa all'Esse Lunga. Qui abbiamo della carne macinata, dei funghetti, un finocchio, del pane. Questo è tre fari che me l'hanno consigliato. Lui praticamente quasi la stessa cosa, in più delle gallette, delle salse. E poi abbiamo di là il dolcino che ci aspetta. Birichini! Prima di rimetterci a lavorare, io vi faccio vedere questa protein ball vegana che ho fatto questa settimana per MyProtein. Infatti trovate la ricetta direttamente sul loro blog, vi lascio ovviamente il link nel box informazione, e trovate anche il video della ricetta sulla mia pagina Instagram. Sono state super approvate, vero Mo? Sono state... quali sono queste qua? Quelle vegane? Il primo giorno, quelle fatte il primo giorno di dieta ne ho mangiate tipo 4. Poi tu cattiva, quante ne hai fatte tipo? Veramente 15, ne sono rimaste 2. Mamma mia, allora, fai la dura chiusura che io sto mangiando. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Lasciate non un like, lasciate 2 like. Lasciate un commento qua sotto. Vabbè ragazzi, che insomma, l'avete capito. No, non si può vedere più Ciao Darwin, togli. Non mi piace? No, troppi culi. Vabbè, io devo pensare qui, ciao.